è la linea che torna allo studio. Per Monza Entella, Manuel Codignoni. Una squadra è in lotta per sognare, l'altra è in ballo per provare a tirarsi fuori dalle zone pericolose. Monza Entella è un incrocio tra compagini con obiettivi diversi e per motivi differenti, entrambe affamate di punti. Il Monza, grandi firme, chiamiamolo così, è ottavo a 17 punti con Chievo e Cittadella e arriva dal successo esterno con Venezia e cerca continuità. Non è ancora arruolabile Balotelli, rientra però Boateng. L'Entella invece è ultima in classifica, 5 punti in 11 partite, non ha ancora vinto in questo campionato ed è reduce dal pesantissimo 5-2 casalingo con l'Empoli. Dunque Entella a caccia di punti pesanti allo U-Power Stadium. Andiamo a leggervi le formazioni. Di Gregorio in porta per il Monza, linea difensiva Donati, Bellucci, Bettella e Carlos Augusto, Armellino, Fossati e Barilla a centrocampo, Boateng, Mota, Carvaio e Gidker, il tridente disegnato da Cristian Brocchi. Risponde Vincenzo Vivarini con un 4-3-1-2, Russo in porta, Coppolaro, Chiosa, Pellizzer e Costa in difesa, Paolucci, Cuzzupias e Settembrini a centrocampo. Sulla tre quarti Schenetti a suggerire le due punte Brunori e De Luca, che quest'oggi festeggia le 300 presenze tra i professionisti. Dirige il signor Meraviglia di Pistoia Studio. 0-0 al undicesimo minuto e la linea che va a Monza. Dove il risultato è identico, 0-0, 8:55 recita il nostro cronometro. Attenzione, Monza in avanti con una percussione dalla destra, cerca di farsi vedere Ghicchieri al centro dell'area, non riesce il passaggio, allora a rimorchio arriva Donati sempre a destra che cerca di mettere in mezzo un buon pallone per il tentativo di inserimento. La palla finisce oltre la linea di fondo, l'ultimo a toccare è stato un giocatore dell'Entella, il difensore dell'Entella, il capitano dell'Entella Pellizzea. Ora ci sarà il primo calcio d'angolo della partita che verrà battuto dalla bandierina di sinistra rispetto alla porta difesa dal giovanissimo Russo, il portiere dell'Entella. Dalla lunetta va il giocatore con la maglia numero 5, Fossati del Monza, che batterà con una traiettoria ad uscire rispetto ai pali dell'Entella. La palla spiove in area alta, il colpo di testa, il controcolpo di testa e poi c'è la rete, il gol del vantaggio del Monza con Kevin Prince Boateng, il primo colpo di testa al limite dell'area a servire e a smarcare Boateng, che nel cuore dell'area di rigore da solo ha avuto tempo di testa di andare a piazzare il pallone alle spalle di Russo. La rete di Boateng, il primo colpo di testa era stato di Bellucci, che è riuscito a mettere a smarcare di testa Boateng in posizione regolare, così ci ha fatto vedere il replay. Il giocatore ex Fiorentina ed ex Barcellona ha insaccato alle spalle di Russo per il vantaggio del Monza. Monza 1 Entella 0 al decimo minuto, cambia dunque il parziale allo U-Power Stadium, con l'Entella che era andata tra l'altro vicina al gol del vantaggio a sua volta qualche minuto fa con la conclusione di Cuzzupias, invece ha segnato il Monza. Monza 1 Entella 0, Monza vicino alla gol nel periodo non collegato con un bel tiro al volo di Mota Carvaio, ottimamente imbeccato con un lancio da 20 metri al volo con il destro. La palla rasoterra è stata parata da Russo, che si è disteso alla sua sinistra andando a interrompere la traiettoria del pallone che stava finendo in fondo al sacco. Luis Alberto ma sbaglia. Scusa Carmignani, il raddoppio del Monza ancora con Kevin Prince Boateng, che si esibisce in una capriola coreografica uso e consumo dei fotografi. È il 29esimo, Monza 2 Entella 0, doppietta di Boateng. A te. Grazie a Monza. Siamo entrati nel 33esimo minuto, attacca l'Entella ma il Monza nel periodo non collegato, lo avete sentito, ha raddoppiato con un preciso colpo di testa di Boateng sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Lo stesso Boateng era andato vicino al gol del raddoppio in un calcio d'angolo pochi istanti prima. La bella girata di destra e la grande risposta di Russo a togliere il pallone dall'angolino lontano dal secondo palo. Non nulla ha potuto invece sul preciso colpo di testa del giocatore ganese, che si è smarcato bene dall'opposizione che poneva in difesa il suo di rimpettaio Paolucci, e poi con un preciso colpo di testa è andato a togliere proprio la classica ragnatela sotto il 7 con una traiettoria beffarda su cui Russo nulla ha potuto. Monza 2 Entella 0, un Entella che sembra veramente fare tanta fatica a raccogliere i cocci, a proiettarsi in avanti. Ci prova cercando di buttare palloni in avanti ma senza particolare costrutto. Linea Monza. 4:10 sul cronometro della ripresa, Monza 2 Entella 0, situazione invariata rispetto a quello che ci eravamo detti alla fine del primo tempo, ma continua ad attaccare il Monza, continua ad esserci solamente una squadra in campo. Monza vicino al terzo gol poco fa, sempre con Kevin Prince Boateng, colpo di tacco all'interno dell'area di rigore sulla corta respinta del portiere dell'Entella Russo sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Il giocatore ganese era però in fuorigioco, la palla era comunque stata respinta nuovamente dal giovane estremo difensore della
la Virtus Entella che sta facendo veramente tanta fatica sul campo del Monza. Non ci sono stati cambi fino a questo momento, ma Vivarini qualcosa dovrà assolutamente cambiare, perché soprattutto in difesa, sui calci piazzati, la difesa della squadra ligure balla veramente tantissimo. La squadra monzese che continua a dominare questa partita, un dato su tutti: 16 tiri a 2 fino a questo momento per il Monza, e dei due tiri dell'Entella nessuno all'interno dello specchio della porta. Empoli 1, Cremonese 0, Ferrara. Ed intervengo sul cambio di campo per darvi nota del terzo gol del Monza al 28esimo minuto, il gol di Carvaio. Mota Carvaio, Monza 3, Entella 0. Linea a questo punto a Ferrara. Grazie, 0-0 al Mazza, al 30esimo della ripresa, Monza. Un minuto più indietro, siamo nel corso del minuto numero 29, lo avete sentito, è cambiato nuovamente il risultato al Lupower Stadium, il terzo gol del Monza che virtualmente fa segnare i titoli di coda di questa partita, il gol ad opera di Mota Carvaio, azione precisa di contropiede orchestrata dal settore di destra con il suggerimento di Gitkeyer, che tra l'altro è il miglior assist man della squadra di Brocchi, già due assist, questo è il terzo a servire l'inserimento di Mota Carvaio, che puntuale si è trovato solo davanti al Russo in posizione regolare ed ha messo la sfera alle spalle per la terza volta dell'incolpevole, anche in questo caso estremo difensore dell'Entella. Tra l'altro Russo, classe 2001, giovanissimo, è stato forse il migliore in campo della sua squadra, e questa la dice lunga sul dominio del Monza, con un Entella incapace di creare fino a questo momento quantomeno soverchie difficoltà alla difesa della squadra di casa e al portiere Di Gregorio, che si è esibito qualche minuto fa in un'uscita plastica in tuffo sugli sviluppi di un calcio d'angolo, probabilmente il primo intervento della sua partita al 25esimo della ripresa. Seguiamo adesso questo calcio d'angolo. Ti chiedo scusa, il quarto gol del Monza, Sampirisi appena entrato in campo, Monza 4 Entella 0, a te. 40esimo della ripresa, Monza. 40esimo della ripresa anche a Monza, è cambiato il parziale, Monza 4 Entella 0. Il sigillo finale di Sampirisi, appena entrato nella girandola dei cambi orchestrati da Brocchi, ha raccolto un pallone vagante ai 25 metri e con un gran destro è andato a scagliare imparabilmente per la quarta volta la sfera alle spalle dell'incolpevole portiere dell'Entella, Russo. Serataccia assolutamente per lui, classe 2001, molto giovane, che tra l'altro si è anche ben disimpegnato nel primo tempo, ma evidentemente nulla ha potuto contro un Monza questa sera semplicemente straripante. Partita oramai virtualmente conclusa, non rubiamo tempo alla cronaca. 40esimo, Monza 4 Entella 0. Monza. 40 secondi allo scadere dei 45 regolamentari a Monza, Monza 4 Entella 0. Partita, come detto, virtualmente chiusa, si attende solamente il fischio finale, anche se l'Entella cerca di buttare il cuore oltre l'ostacolo cercando di generare delle mischie in area di rigore per approdare quantomeno al gol della bandiera, anche se il Monza ora agisce in contropiede, vuole andare a rendere ancora più rotondo il risultato e lo fa in questo momento con il quinto gol realizzato ancora da Sampirisi, se non abbiamo visto male. È il 45esimo, Monza 5 Entella 0 Cittadella. 3-0 il punteggio qui al Tombolato per il Cittadella sul Vicenza. Studio. E interviene Monza nel cambio di campo per darvi il risultato finale, neanche un minuto di recupero ovviamente, Monza 5 Entella 0. Le doppiette di Kevin Prince Boateng nel secondo tempo, le marcature di Dani Mota nella ripresa e l'altra doppietta di Sampirisi a sigillare la situazione. Monza 5 Entella 0. Studio.